Nominata la giunta targata Acquaroli, la presentazione dei nuovi assessori. Urbino consegnato al ministro dell'Interno il sigillo dell'università. Coronavirus, 115 nuovi casi in regione, stanziato 1 milione per Pesaro. VL è fissato a 200 il numero di spettatori per il match contro Trento. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Buonasera anche a chi ci segue in diretta dalla nostra pagina Facebook e sul nostro sito www.rossinitv.it. Apriamo subito questa edizione del nostro telegiornale parlando di politica e della nuova presentazione della nuova giunta regionale targata Acquaroli. Il neo governatore della Regione Marche ha infatti presentato ieri a Palazzo Raffaello ad Ancona la squadra dei nuovi assessori regionali. A seguire per noi questa importante conferenza stampa c'era Antonio Stuti. Giovedì 15 ottobre 2020, una giornata molto importante per la Regione Marche, sarà presentata a minuti al Palazzo della Regione qui ad Ancona la nuova giunta Acquaroli che governerà per 5 anni la nostra regione. È un gruppo completamente nuovo, 6 assessori più il presidente della regione che a sua volta avrà diverse deleghe. Siamo pronti per la presentazione. Abbiamo presentato la giunta che governerà la Regione Marche in questa legislatura. Io credo che c'è tanta emozione, tanta soddisfazione e tanta voglia di mettersi subito al lavoro per la nostra regione. Come dicevo prima, ringrazio tutti quelli che sono stati nominati in giunta, tutti i componenti con una grande esperienza, ma ringrazio anche chi è rimasto in Consiglio Comune regionale, perché anche in Consiglio regionale ci sono bisogno di competenze e di tanta voglia di fare, perché anche esso è un organismo, l'Assemblea legislativa, fondamentale. Deleghe molto ben definite, molto ben delineate, anche le sue, quindi l'aspetta un lavoro davvero importante. Sì, ci aspetta, come dicevo, un lavoro importante volto a rilanciare subito con forza l'azione, la visibilità e la nostra regione in senso complessivo, partendo proprio dalla questione legata alla pandemia che è in atto e che noi vorremmo cercare di ridurre il più possibile la curva di contagio e vorremmo cercare di tutelare il più possibile le strutture sanitarie. Un'ultima domanda, parlava dell'istituzione di una nuova figura. Sì, abbiamo visto che con la riduzione del numero di assessori c'è stato comunque un condizionamento e un appesantimento delle deleghe, in particolare in una regione come la nostra che è toccata dalla pandemia, dal sisma, da tante altre questioni importanti e prioritarie. Abbiamo pensato anche noi di adeguare lo statuto della nostra regione, come fatto praticamente dalla stragrande maggioranza di tutte le regioni, inserendo la figura e prevedendo la figura del sottosegretario alla presidenza, che sarà una figura che dovrà sostenere l'azione del presidente, ma anche e soprattutto l'azione complessiva del governo della regione. E potrete vedere le interviste complete a tutti i nuovi assessori della Regione Marche al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Continuiamo a parlare di politica perché le nomine degli assessori hanno portato novità anche tra le fila dei componenti di maggioranza del Consiglio. Il posto lasciato vuoto dal neo assessore Baldelli è stato infatti occupato da Nicola Baiocchi, consigliere del Comune di Pesaro nel gruppo Fratelli d'Italia. Baiocchi ha espresso soddisfazione per questa nomina attraverso un messaggio pubblicato sui propri account social, per mezzo del quale ha ricordato i mesi intensi di campagna elettorale e sottolineato il grande impegno che dedicherà a questo nuovo incarico. Con il suo ingresso crescono quindi i rappresentanti della provincia pesarese all'interno del Consiglio regionale. E ci spostiamo ora ad Urbino perché questa mattina il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha ricevuto il sigillo di Ateneo dell'Università Ducale e ha firmato l'intesa per la legalità. Vediamo l'intervista. Diciamo che sono stata innanzitutto onorata di avere questo riconoscimento e tra l'altro io ho vissuto in questa regione, quindi mi ha un po' riportato alla memoria il mio vissuto familiare, personale e comunque è un sigillo che
prima di me hanno avuto grandissime personalità e quindi a maggior ragione sono davvero onorata di essere la destinataria quest'anno di questo riconoscimento. E per quanto riguarda il protocollo, devo dire che è un protocollo importante perché si fanno delle informative antimafia anche sotto soglia, proprio perché il momento è delicato e noi dobbiamo stare attenti a che in questo periodo in cui lo Stato, il governo ha dato risorse per cercare di affrontare il momento difficile, non ci siano elementi della criminalità organizzata che poi si inseriscono nel circuito legale di queste risorse, per come vengono spese, per come vengono utilizzate. Quindi importantissimo essere a Urbino, importantissimo essere in questo ambiente nell'università che rappresenta un po' l'aspetto della cultura, perché io faccio sempre riferimento ai giovani, l'ho detto anche prima, quindi davvero non poteva essere che la sede diciamo naturale per siglare un protocollo di questo tipo. E ora la consueta pagina con gli aggiornamenti relativi all'emergenza Covid-19. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.198 tamponi, 1.191 nel percorso nuove diagnosi e 1.007 nel percorso guariti. I positivi sono 115 nel percorso nuove diagnosi e di questi soltanto due casi sono riconducibili alla provincia di Pesaro e Urbino. Stabile il numero di 3 pazienti ricoverati in terapia intensiva all'ospedale Marche Nord di Pesaro, a cui però si aggiunge un nuovo caso che si trova in subintensiva. Salgono a 12 invece i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. E parliamo ancora di coronavirus perché il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha annunciato che è in arrivo 1 milione di euro destinato al comune di Pesaro. Nel decreto rilancio erano stati stanziati 200 milioni per le province lombarde più colpite. Grazie però alle richieste dei sindaci dei comuni che nella fase acuta dell'emergenza erano stati designati zona rossa e hanno registrato i più alti numeri di contagi e vittime, sono stati aggiunti altri 40 milioni. La cifra stanziata per il comune di Pesaro, avvisa l'amministrazione comunale, sarà interamente destinata alla cittadinanza. Nei prossimi giorni saranno comunicati criteri e modalità per partecipare al bando. Ed è stato identificato dal nucleo operativo dei Carabinieri di Pesaro il terzo componente del gruppo criminale che nella notte del 19 settembre dell'anno passato a Gradara si era reso protagonista di un furto presso lo sportello ATM dell'Istituto di Credito Riviera Banca. Il pregiudicato, un 34enne di origini foggiane, è stato arrestato secondo la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro. Il trio, dopo aver fatto esplodere il bancomat, creando notevoli danni alla struttura, era riuscito ad impossessarsi di una somma di circa 35.000 euro in contanti. E con una conferenza stampa nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, questa mattina sono state presentate nuove attività riguardanti i servizi demografici. Parola chiave innovazione, grazie alle possibilità di effettuare certificati anagrafici non solo negli uffici preposti ma anche in edicola, in tabaccheria e online. Si consolida, amplia e innova il progetto ideato dall'amministrazione comunale per il rilascio dei certificati anagrafici, avviato a settembre 2019, che ha coinvolto anche le edicole del territorio comunale. A partire da oggi, infatti, documenti come il certificato di residenza, di stato di famiglia e di cittadinanza con pieno valore legale si potranno ottenere sia online attraverso il portale del Comune di Pesaro, nella sezione Servizi online utilizzando un'innovativa e sicura piattaforma informatica, sia recandosi nelle edicole e tabaccherie convenzionate. Per accedere al portale online bisognerà essere in possesso dell'identità digitale SPID, oppure della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi. Sarà necessario inoltre munirsi di marca da bollo prima di iniziare la procedura. Innovazione, io direi, e semplificazione per i cittadini. È un ottimo passo avanti per i cittadini, hanno la possibilità sotto casa di fare certificati anagrafici non solo nelle tabaccherie ma anche nelle edicole. E come avete visto durante la conferenza stampa abbiamo appunto spiegato che abbiamo semplificato anche tutto il portale del Comune di Pesaro, quindi chi è capace può fare i certificati anche direttamente online da casa. Chi non è capace può recarsi alle tabaccherie oppure alle edicole e quindi
quindi abbiamo dato la possibilità ai cittadini di non venire per forza negli uffici in centro, ma se avete notato anche le tabaccherie che hanno aderito sono tabaccherie di Borgo Santa Maria, Fiorenzuola, Trebbiantico, quindi anche diciamo quelle tabaccherie che sono nelle zone più limitrofe della città, quindi dare omogeneità e aiuto ai cittadini che si trovano nella parte periferica. Quante sono queste tabaccherie edicole che aderiscono al servizio e qual è il costo anche? Sono 17 edicole e 17 tabaccherie. 2 euro costa la certificazione in tabaccheria e 1 euro costa la certificazione in edicola. Sono molto soddisfatta anche come assessore all'innovazione. È stato fatto un lavoro di squadra, ho lavorato insieme anche all'assessore Mila Della Dora e a Riccardo Pozzi che avevano già iniziato questo processo, però mi sento di dire anticipatamente che i prossimi mesi ci saranno novità innovative che riguardano sempre la pubblica amministrazione. PagoPA sarà uno di questi. Con l'attivazione dei nuovi servizi è stata rivolta un'attenzione particolare anche al rispetto della privacy. Questa cosa l'ho voluta tenere molto in considerazione, infatti con le agenzie che abbiamo fatto la convenzione era una delle priorità che abbiamo messo, perché chiaramente la privacy, però ogni cittadino che non vuole fare il certificato anagrafico nella tabaccheria può recarsi come faceva prima negli uffici, che ad oggi abbiamo anche, ricordo, gli uffici decentrati. E apriamo ora la pagina delle segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV. Torniamo a parlare del caso di Via Milite Ignoto. Le nostre telecamere avevano già raccolto le denunce dei residenti stanchi dei tanti disagi creati dalla vegetazione della strada. Le cose però sembrano non essere granché cambiate e quindi gli stessi cittadini ci hanno contattato nuovamente per aggiornarci sulla situazione attuale. Siamo alle solite, dopo un anno abbiamo richiamato Rossini TV per aiutarci a rendere il comune cosciente del problema, della serietà del problema che corriamo tutti i giorni qui in via Milite Ignoto. Il problema degli ippocastani selvatici che non sono curati, molti sono anche malati, quindi con rischio anche che caschino, che si rompano dei pezzi di rami grossi, andando a fare male alle persone che percorrono questa strada tutti i giorni e a fare danni alle auto e alle abitazioni. Sono 20 anni che andiamo dietro a chiedere al comune che prenda provvedimenti, non chiediamo assolutamente di fare uno sterminio di alberi, ma chiediamo la semplice sostituzione graduale con alberi meno invasivi, perché le radici dell'ippocastano vanno in largo invece che in profondità e rovinano anche le abitazioni. Sfortunatamente venerdì scorso è successo che dietro di me, in questo pezzo di strada, un signore che procedeva con la moto lentamente perché ho assistito a tutta la scena, ha preso con la ruota davanti un riccio grosso come una pallina da tennis, ha perso il controllo della moto, è caduto, l'hanno portato via in ambulanza con la spalla andata. Quindi noi abitanti della via siamo stufi e continuiamo a chiedere al comune da oltre 20 anni di sopperire a questo problema. Basterebbe la sostituzione graduale delle piante che non sono curate assolutamente come dovrebbero essere curate. Le problematiche sono l'otturazione delle grondaie delle case, perché gli alberi superano i 15-20 metri altezza, quindi i ricci e le castagne cascano nelle grondaie, andando a otturare tutto, otturano le foglie e tutto quello che cade dagli alberi, i tombini di scarico del comune, quindi quando qui fa la pioggia diventa un lago, le radici rompono le recinzioni delle abitazioni fino ad arrivare ai muri, la pece si appiccica sotto le scarpe, si appiccica agli animali domestici, in più chi passa qui a piedi con un bambino, con una carrozzina o semplicemente per fare due passi, rischia che ogni volta gli casca in testa una pallina da tennis, un riccio grosso come una pallina da tennis, e non si può andare avanti così. Noi abbiamo anni fa chiesto un risarcimento danni all'assicurazione del comune, che ci ha risposto: noi non vi paghiamo perché il comune non cura le piante come devono essere curate, e siamo ancora al punto di 20 anni fa, non ne possiamo più. Noi è già dal 2010 che abbiamo fatto una raccolta firme per gli abitanti di questa porzione della via, che sono tutti i giorni a combattere con questa problematica, ma non è servita a niente. Qui ci sono persone che hanno chiesto al comune di essere ascoltate, ma non è successo niente. E rimaniamo a Pesaro, però ci spostiamo, andiamo in via Fratti, perché l'amministrazione comunale porterà nella prossima seduta del Consiglio il progetto relativo al nuovo tratto di Bicipolitana che interessa la zona. Ce ne parla in questa intervista l'assessore all'operatività Enzo Belloni. Abbiamo
portato in giunta, presentato alla Commissione Lavori Pubblici. Il prossimo lunedì andrà in Consiglio Comunale, un intervento che avevamo stimato sui 420.000 euro, ma saranno 500 con questo progetto definitivo, perché abbiamo deciso di allungare il tratto a ridosso della zona di via Ferraris, diciamo, lungo Genica. È il primo stralcio di un intervento che ci vuole portare da via Fratti e via Solferino, quindi questo primo stralcio ci porterà da via Belgioioso alla zona di via Ferraris e dell'asilo Poi. L'obiettivo della Bicipolitana è quello di collegare il quartiere di Loreto Muraglia con il quartiere di Pantano, quindi con il centro della città, con il lungomare, con Villa San Martino. È un obiettivo ambizioso che ci vorrà portare ad avere 180 km di ciclabile in città. Siamo circa 100 km e questo primo tratto di collegamento di via Fratti ci darà una spinta importante anche dal punto di vista della sicurezza. Più volte ci viene segnalata la velocità, incidenti, specialmente nel tratto che è di intersezione con via Madonna di Loreto. E all'interno di questo progetto è prevista anche una rotatoria che servirà in qualche modo per rallentare le auto e i mezzi che transitano in via Fratti. La ciclabile sarà una ciclo pedonale che avrà i due sensi di marcia e sarà sul lato centro città e non sul lato monte. L'obiettivo è di fare la gara entro l'anno, di affidare i lavori insomma nei primi mesi del 2021, in primavera iniziare a cantierare, per l'autunno 2021 averla completata definitivamente. Creativi a rapporto, è aperto il bando del Comune di Pesaro per la creazione dell'evento Mediterranean Beach Games 2023, che si svolgerà a Pesaro dal 16 al 23 settembre 2023. Il miglior progetto sarà premiato con un importo di 1.000 euro. Il logo scelto costituirà l'immagine guida dell'evento, che porterà a Pesaro circa 1.000 atleti provenienti dalle nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Tutte le informazioni relative al bando e a come potervi partecipare sono disponibili sul sito del Comune di Pesaro. Continua anche nel fine settimana la rassegna degli spettacoli in concorso del Festival GAD 73esima edizione, con due appuntamenti al Teatro Rossini. Sabato 17 ottobre andrà in scena Senza Iter con la Compagnia degli Evasi, città Castelnuovo Magra, mentre domenica 18 ottobre alle 17.30 sarà la volta di Uomo e Galantuomo, a cura dell'Associazione Culturale Teatro dei Dioscuri di Salerno. E prende il via lunedì 19 ottobre alle 11 al Teatro Sperimentale la 32esima edizione dell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda. L'Accademia, diretta dal sovrintendente del ROF Ernesto Palacio, propone ad allievi lezioni di interpretazione vocale, musicologia ed arte scenica, conferenze e masterclass. Al termine dei corsi, domenica 1 novembre alle 20.30 al Teatro Sperimentale, si terrà il consueto concerto finale. E adesso andiamo a Fano, dove è stata presentata la 32esima edizione del Fano Film Festival. La rassegna si riduce da 5 ad una sola serata, che si svolgerà proprio questo sabato presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Come sempre sono previste proiezioni, premiazioni e grandi ospiti. Ce lo racconta in questo servizio Simone Celli. Non più 5 serate, ma una soltanto. Il Covid-19 costringe il Fano Film Festival a ridimensionarsi, ma senza intaccarne lo spirito, nel senso di partecipazione. Sono infatti oltre 1.500 i lavori selezionati provenienti da tutto il mondo. Fondamentale, come sempre, la presenza delle scuole, con ben 150 film. Numeri da grande edizione quelli della 32esima, nonostante il contesto. L'appuntamento è per sabato 17 ottobre nella Sala Verde del Teatro della Fortuna, a partire dalle ore 20. Niente prenotazione, si entrerà fino a esaurimento posti, non più di 88. Intanto dobbiamo aspettarci un giorno solo, one short day, un giorno breve, un giorno corto. Abbiamo lavorato di ironia in tanta pandemia, insomma, ecco, edizione speciale, insomma, dai 5 giorni praticamente diventa uno soltanto, però voluto fortemente. Questo gratifica un po' tutto il gruppo di lavoro, perché è importante, insomma, che
la 32esima edizione, sottolineo 32 date praticamente, doveva esistere assolutamente, assolutamente gli autori non volevano lo streaming perché chiaramente è una punizione mandare un film importante in streaming, assolutamente no, e quindi noi rivolgendoci un po' agli amici qua che conosciamo siamo riusciti ad avere la sala verde del Comune di Fano annessa al Teatro della Fortuna. Perché? Perché finora, ecco, le sale, le 10 sale cinematografiche fanesi sono tutte assolutamente chiuse. Il cinema si consuma, si fruisce in sala, assolutamente, non altrove, insomma, ecco. Anche quest'anno il Fano Film Festival conferma la sua vocazione internazionale, assegnando premi non soltanto ai talenti marchigiani o provenienti dal resto d'Italia, ma anche a registi e interpreti stranieri. Abbiamo un primo premio che proviene da Napoli, un film importante, importantissimo, su una crisi religiosa di un giovane prete, ecco, veramente toccante, commovente, perché è un film autobiografico addirittura. Il miglior film straniero è un film giapponese, abbiamo un film meraviglioso polacco che si occupa di animazione, ecco. Il miglior film di un marchigiano, perché le Marche, no, si sono scoperti non da oggi, che è una regione cinefila, quindi importante anche questo. È una ragazza giovanissima che abita a Osimo e che ha fatto, ecco, il primo film, un'opera prima praticamente, che ha vinto il miglior film di autore marchigiano. Ecco. E quindi film, fiction, animazione, documentari, film d'arte, scritto film, ecco, capolavori assoluti, come sempre, opere in prima visione esclusiva, anche questa, e quindi noi dobbiamo essere in prima linea e lo siamo stati, lo siamo e speriamo lo saremo assolutamente. E adesso lo sport, parliamo di basket e quindi di VL, perché è arrivata la vigilia della gara contro Trento l'ufficialità sul numero di accessi consentiti alla Vitrifrigo Arena. Saranno infatti 200 gli spettatori concessi, una decisione contraria a quanto auspicato dalla società, che per i prossimi incontri, come sentiamo in questo prossimo servizio dalle parole del presidente Ario Costa, sta pensando ad un trasferimento a Rimini. È una decisione assolutamente legittima, non stiamo qui a discutere la decisione che di sicuro avranno preso con la consapevolezza di aver sentito tutte le componenti, non dimentichiamoci un Ministero della Salute, un Ministro della Salute, una Commissione Tecnica Scientifico, eccetera eccetera. Quello che noi puntiamo il dito è perché no nelle Marche e perché sì in altre regioni. Oltretutto avendo a disposizione il Vitrifrigo Arena, che è l'invidia di mezza Europa. Questo ce lo chiediamo, non lo capiamo, lo rispettiamo però e faremo entrare 200 persone come ci ha detto la Regione. I biglietti per i 200 posti disponibili saranno messi in vendita a 50 euro l'uno e saranno acquistabili unicamente online. Abbiamo ritenuto corretto far pagare, tutti noi pagheremo, dal sottoscritto a tutti i nostri grandi consorziati e sponsor che ci sostengono, ma hanno capito il momento, hanno capito che insomma, c'è da stringere, da stringerci un po' tutti quanti intorno a queste problematiche. E come si fa? Si va sul sito della VL, dopodiché si viene rimandati su Viva Ticket e lì c'è tutta la procedura per pagare il biglietto, stamparlo, compilare il modulo di autocertificazione da dare poi e consegnare agli operatori in fase di ingresso. Chiaramente ricordo, ne approfitto per ricordare, mascherina, distanza di un metro, sarà misurata la febbre all'ingresso, insomma tutte quelle procedure che ormai sono diventate comuni e usuali purtroppo per qualsiasi motivo. In conferenza stampa è stata poi presentata la possibilità per i prossimi match di spostarsi a Rimini. È una valutazione che stiamo prendendo in esame, c'è da riflettere molto e da sperare che qualcosa cambi in positivo. Se ciò non dovesse essere e che la Regione continui a non dare certi permessi, mentre invece qui adiacente si possono fare altre cose, chiaramente valuteremo seriamente il trasferimento su Rimini. Coach Repeja ha infine presentato l'incontro di domani, che vedrà scendere i biancorossi in campo contro il Trento. Incontriamo un avversario
veramente molto forte, una squadra con tantissimi giocatori con grande talento, una squadra che non è partita bene il nostro campionato, ma nello stesso tempo in Eurolega, in Eurocup hanno fatto 3 vittorie. Sicuro una squadra come noi, quasi completamente nuova, giocando in Eurocup e campionato, sicuro non c'è tanto tempo per allenamenti e può essere un motivo perché non sono partiti uguale bene il nostro campionato. Noi abbiamo avuto una settimana interna per preparare la partita, siamo riusciti, penso, a prepararla bene, vediamo domani sera. E dopo lo sport, come annunciato in apertura di questa edizione del nostro telegiornale, vediamo le interviste a tutti gli assessori che compongono la nuova giunta della Regione Marche. Io sono consigliere regionale da tanti anni e ho cercato di rappresentare tutta la provincia, al di là della mia città, ovviamente, da cui provengo, e credo che saremo in grado di dare una importante rappresentatività al territorio della provincia di Pesaro-Urbino, ma penso a tutta la Regione Marche. Ovviamente l'origine non è una limitazione, ma casomai è un valore aggiunto. E a Pesaro ci sono tanti argomenti che già stiamo affrontando con degli interlocutori anche istituzionali. Credo che le prossime settimane saranno molto intense e cercheremo di essere presenti in tutto il territorio in modo equanime. È una nuova avventura che accolgo con entusiasmo, con determinazione, portando le competenze che già ho acquisito da tempo lì alla Camera dei Deputati, prima un'esperienza amministrativa come assessore alla cultura nel comune di Ascoli Piceno. Quindi è sicuramente un cambiamento di vita, però sono contenta di poter portare magari delle risorse più concrete, dei progetti comunque concreti per il territorio, perché magari prima, quando eravamo al governo, siamo riusciti ad incidere in maniera maggioritaria, però oggi magari all'opposizione è molto più difficile, quindi oggi posso dare con questo ruolo, con queste deleghe, un contributo maggiore al mio territorio, che sono le Marche, che comunque amo, perché io stavo in Parlamento per aiutare il territorio, magari in questo ruolo riesco ad incidere maggiormente. Inizia il lavoro più importante, quello di portare a termine le grandi battaglie della rivendicazione dei diritti dei cittadini in territori da troppo tempo abbandonati. Viviamo un ritardo infrastrutturale in questa regione che ha bloccato lo sviluppo della nostra comunità marchigiana, a cui dobbiamo dare rimedio. Abbiamo tante priorità, iniziamo da subito a studiare i dossier principali per dare risposte ai cittadini. Per troppi anni, per decenni, l'ambiente è stato tralasciato a se stesso, spesso un'urbanizzazione selvaggia, non parlo di questa regione, parlo in generale del nostro paese e dell'Italia. E quindi questa delega all'ambiente, alla salvaguardia proprio del territorio, dei corsi d'acqua, delle coste marine, dei parchi, delle riserve e dei luoghi soprattutto vocati all'entroterra, quindi alla collina, alla montagna eccetera, secondo me è una delega non solo importante ma strategica e fondamentale, che dovrà dare sicurezza al territorio e ai cittadini che vi vivono. Sono perfettamente consapevole di una sfida importante, però penso che la classe dirigente che oggi è stata introdotta nell'amministrazione regionale possa essere capace di portare quelle risposte sanitarie, di efficienza del sistema sanitario regionale che i cittadini richiedono. Vorrei che parlassero i fatti poi per l'attività che verrà compiuta, e quindi ci rimbocchiamo immediatamente le maniche, tant'è vero che siamo appena entrati nella Regione Marche, questo è il primo atto che noi abbiamo compiuto, e subito dopo ci riuniamo in giunta proprio per affrontare questi temi. Io ho questa delega che cercherò di onorare col massimo scrupolo e tenendo particolarmente a mente quella giornata del 24 agosto del 2016, quando io, sindaco di Ascoli, ebbi modo di capire da subito quale fosse la dimensione tragica, drammatica del sisma. Il giorno dopo ero già ad Arquata insieme all'amico Alejandro Pedrucci, che contava i morti. Insomma, ho ben presente quale sia l'aspetto morale e spirituale, prima ancora che amministrativo, che deve circondare l'esercizio di questa delega. Fra tutti gli spunti che mi sento di dire già da oggi è che fondamentale sarà
coinvolgere i professionisti, coinvolgere coloro che la ricostruzione la pensano, la progettano e la realizzano. Questo è un aspetto che è mancato e quindi da subito anche con il commissario Legnini ci metteremo all'opera per recuperare competenza al grande disegno che speriamo di poter alimentare da subito, perché sono veramente troppe le persone che quasi con scoraggiamento e mortificazione non credono più alla possibilità di una ricostruzione. Bisogna ridare quindi non solo progetti alle nostre comunità, ma anche speranza. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo la prima serata di Rossini TV che parte subito dopo questa edizione del nostro telegiornale. Infatti alle 20.30 andrà in diretta la seconda partita di campionato del calcio a 5 in cui l'Italservice Pesaro si sfiderà contro Feldi Eboli. L'informazione invece domani mattina alle 7.20 puntuale con la rassegna stampa condotta da Antonio Astuti. E un appuntamento anche per questo fine settimana, più precisamente per domenica 18 ottobre, perché dalle 16 potrete seguire in diretta la festa della Madonna delle Grazie, solennità della festa del voto. Grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale, vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.